La giunta per le immunità del Senato ha detto sì alla richiesta di arresto nei confronti del senatore di GAL Antonio Caridi, trasmessa dai magistrati di Reggio Calabria. Relazione semestrale dia ancora alto il fenomeno criminale in Calabria, dal Viminale ai numeri anche dei tanti successi delle forze dell'ordine. Siderno, il PD incalza la maggioranza sui depositi di rifiuti per le strade. Al Porto delle Grazie presenze eccellenti, ieri agente di mare di Telemia l'intervista della protagonista di 100 vetrine giunta in solitaria con la sua barca. Festa della sinistra italiana a Siderno, celebrazione in villa. Bacinella, motivazioni della sentenza, modi di fare e di agire delle cosche in quella che è un'operazione contro l'usura. Tradizionando, parte a Cittanova, Etnofest diventato punto di riferimento per gli appassionati del genere musicale in Calabria. Benvenuti, il giornale di Telemia. Cominciamo da un'operazione della Guardia di Finanza denominata TNT Coffee, duro colpo alle cosche di 'ndrangheta dominanti nella città. Quale città? Reggio Calabria, sequestro di prevenzione del patrimonio aziendale di 6 imprese, di 3 quote societarie, di 8 immobili, di 3 autoveicoli e vari rapporti finanziari e assicurativi per un valore stimato pari a circa 35 milioni di euro. Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito una serie di decreti di sequestro emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Regino nei confronti di soggetti indiziati di appartenere al direttorio andranghetistico De Stefano, Condello, Teganò e alle cosche Araniti, Rosmini e Serraino, responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto di materiale esplosivo, intestazione fittizia di beni e rivelazione del segreto d'ufficio. Con i citati provvedimenti, in particolare, è stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione del sequestro del patrimonio aziendale di diverse imprese e di quote societarie, nonché di beni immobili e mobili registrati e di rapporti finanziari e assicurativi, aventi un valore complessivamente stimato in 35 milioni di euro. L'operazione TNT Coffee rappresenta l'epilogo della complessa attività investigativa svolta dal nucleo di polizia tributaria nei confronti dei soggetti che erano stati destinati di misure cautelari nell'ambito dell'operazione Sistema Reggio, condotta dalla Questura di Reggio Calabria lo scorso marzo, indagine quest'ultima che aveva avuto origine dal grave attentato del febbraio 2014, perpetrato con l'esplosione di un ordigno ai danni del bar Malavenda, noto esercizio commerciale del quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria. Dalle indagini era emerso che gli esponenti delle cosche avevano costituito e gestito, direttamente o per interposta persona, una serie di attività economiche operanti in diversi settori imprenditoriali, contribuendole alla titolarità formale e prestanome, al fine di escludere i controlli delle forze dell'ordine e disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Alla luce della ricostruzione patrimoniale e in esecuzione dei decreti emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, sono stati quindi sottoposti a sequestro i beni riconducibili alle seguenti persone. Si tratta di Roberto Franco, del 60, per cui sono scattati sigilli alla ditta individuale Stazione di Servizio Esso di Lorena Franco a Reggio Calabria, alla ditta che commercia autovetture, la GS Motors di Salvatore Gioè, del 69, sempre nel capoluogo, ad un immobile nella frazione marina di Condofuri, altri 2 immobili a Reggio Calabria ed un altro Smart. Ad Angela Minniti, del 71, è stata invece sequestrata una Mercedes classe A. Ad Antonino Nicolò, del 55, un patrimonio aziendale, quote societarie e capitale sociale della società Villa Arangea, che gestisce un bar nel capoluogo, oltre a 3 immobili. A Carmelo Salvatore Nucela, del 59, un patrimonio aziendale, della ditta individuale Nucela Maria Rita, con l'insegna Dolce Far Dolci, sempre nel capoluogo il patrimonio, quote societarie, capitale sociale della società Ritrovo Libertà. A Domenico Stillitano, del 62, la ditta individuale Caffetteria Mediterranea di Reggio Calabria, la quota del 50% del capitale delle costruzioni Elite, è fabbricato. Infine, a Mario Vincenzo Stillitano, del 66, la ditta individuale Fashion Café di Reggio Calabria,
quota parte pari al 50% del patrimonio aziendale della ditta individuale di Giuseppe Smeriglio, altrettanto delle quote societarie dal valore nominale del capitale sociale dell'Edilizia del Mare SRL, un terreno in frazione Vito Superiore. Il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione ha altresì disposto il divieto di ottenere licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, iscrizione nel registro delle imprese, di concludere contratti pubblici di lavori nei confronti di Antonino Nicolò del 55, Carmela Nucera, Salvatore del 59 e Domenico Stilitano del 62, Mario Vincenzo Stilitano del 66 e dei componenti rispettivi nuclei familiari. La Giunta per le immunità del Senato ha votato a favore, 12 sì, 7 no, 1 astenuto, della richiesta di arresto nei confronti del senatore di Gal Antonio Caridi. La Giunta per le immunità del Senato ha detto sì alla richiesta di arresto del senatore Antonio Caridi di Gal, accusato di essere al vertice della cupola segreta dell''Ndrangheta. Non c'è certezza, tuttavia, che l'Aula si pronunci oggi, prima della pausa estiva. In Aula, nel frattempo, è stato incardinato il DDL sull'editoria e il tentativo del Movimento 5 Stelle di chiedere l'inversione dei lavori per votare prima su Caridi è stato respinto dal presidente di turno Calderoli. È probabile che oggi, in apertura di seduta, il Movimento 5 Stelle, pronti a fare bagarre in aula, tornino a chiedere l'inversione dell'ordine del giorno e che la maggioranza respinga la proposta, impegnandosi però, come assicurano i Dem, a garantire il numero legale per far votare, dopo il DDL editoria, anche la richiesta di arresto per Antonio Caridi. A questo punto però c'è un'altra incognita, il voto segreto. Sarà quello, infatti, il nostro vero spazio di libertà, assicura il senatore Buemi, e sarebbe davvero una beffa, per dirla con i 5 Stelle, se alla fine Caridi venisse salvato, con l'inevitabile coda polemica tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle su chi sia stato a evitargli il carcere e perché. Il Viminale rende nota la relazione semestrale di Ancora Alto, il fenomeno 'ndranghetistico in Calabria, ma anche un lungo elenco di risultati ottenuti dalle forze dell'ordine. È l''Ndrangheta 2.0, come emerge dalla relazione semestrale che il ministro dell'Interno Angiolino Alfano ha presentato al Parlamento sull'attività e i risultati della Direzione Investigativa Antimafia in riferimento al secondo semestre del 2015. L'analisi che viene fatta dal fenomeno 'ndranghetistico evidenzia, senza mezzi termini, che i maggiori introiti del gruppo derivano proprio dalle attività del Centro Nord e, volendo eleggere una regione esclusa, ovviamente la Calabria, a più alta incidenza 'ndranghetistica, non può che farsi rimando alla Lombardia e all'estero. Dalla relazione emerge che le cosche sono riuscite a creare una rete di relazioni con professionisti, operatori economici ed esponenti del mondo della finanza, disponibili a prestare la propria opera per agevolarne gli interessi riconducibili a due macro aree: l'accumulazione dei capitali e il riciclaggio e il reimpiego dei provenienti illeciti. Ma pur utilizzando sofisticati meccanismi finanziari, l''Ndrangheta mantiene un'organizzazione arcaica strutturata in drine e cosche locali. Dunque l''Ndrangheta cementa i suoi patti attraverso pratiche medievali, come i matrimoni forzati delle cosiddette spose bambine. Nel secondo semestre 2015 ha fatto registrare un incremento dei reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere e omicidio. D'altro canto sono diminuite per estorsione, rapine, usura e delitti in materia di stupefacenti. La delinquenza organizzata calabrese è presente a livello europeo in Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Regno Unito, Francia, Spagna e Austria. A livello extraeuropeo, negli Stati Uniti, Canada, Australia e nei paesi africani, sempre più protagoniste nelle fasi di stoccaggio delle partite di droga. Ma non vanno dimenticati la Colombia, culla del narcotraffico, o nel Medio Oriente, Libano, territorio offshore con un segreto bancario tra i più inviolabili al mondo. Il governo centrale a sostegno della regione Calabria, se ne è parlato, diffuse le notizie anche sulle restrizioni nell'accoglienza dei minori in Calabria. Quali misure intende attuare il governo centrale d'unione di concerto con la regione Calabria? Ascoltiamo. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ieri ha partecipato alla riunione della conferenza delle regioni e province autonome su un'informativa riguardante i soggetti aggregati in materia di spesa sanitaria.
Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, oltre appunto previsto all'ordine del giorno, raccogliendo anche le sollecitazioni dei sindaci e degli stessi direttori generali delle aziende sanitarie, ha rappresentato al ministro, nel quadro più complessivo degli sbarchi di immigrati, che vede la Calabria tra le regioni più coinvolte, anche la drammatica situazione che si è determinata nelle ultime settimane e che riguarda lo sbarco di minori stranieri non accompagnati. Il governatore calabrese ha espresso al ministro tutta la sua preoccupazione su questo nuovo fenomeno, che rappresenta una drammaticità e una complessità ulteriore rispetto al fenomeno più generale degli sbarchi. Le città portuali calabresi, prima fra tutte Reggio Calabria e Corigliano, ma anche Vibo Valentia e Crotone, negli ultimi sbarchi hanno visto la presenza, afferma il governatore, di centinaia di minori stranieri non accompagnati che tuttora sono ospitati in condizioni di emergenza. Minori, aggiunge Oliverio, che necessitano di procedimenti di identificazione complessi con più livelli istituzionali coinvolti, oltre ai necessari livelli di interventi adatti alla tenera età. Il presidente della Regione Oliverio ha chiesto al ministro un intervento straordinario per la parte che riguarda le attività di tutela della salute. Il ministro Beatrice Lorenzin ha riconosciuto il grande sforzo a cui sono sottoposte le città portuali calabresi e, sia pur dentro uno spazio di competenze interministeriali, ha garantito comunque l'impegno del suo dicastero tramite la Direzione Generale della Prevenzione. Situazione che sarebbe aggravata da un recente incendio, il problema ambientale a Siderno, che si ripercuote con un'interrogazione PD sul rischio amianto. Andiamo in quella città. A Siderno, il gruppo consigliare del Partito Democratico ha inviato un'interpellanza al sindaco della cittadina, all'assessore alle politiche ambientali del comune e al presidente del consiglio comunale. La motivazione riguarda una tematica preoccupante che interessa da vicino la salute dei sidernesi, nonché il rispetto delle norme etiche e giuridiche, ovvero la deposizione illegale di frammenti di cemento amianto in varie aree del territorio comunale. È con la legge 257 del 92 che l'amianto è severamente vietato in Italia. In allegato alla legge ci sono anche una serie di normative che prevedono le modalità specifiche per bonificare l'area, come rivolgersi ad una ditta specializzata, ma nella grande maggioranza dei casi tale modalità vengono ignorate. Proprio a Siderno a nulla sarebbero servite le segnalazioni di centinaia di cittadini ed associazioni, in quanto ancora oggi, da alcune foto risalenti a febbraio e marzo di quest'anno, il materiale si trova nei luoghi in cui è stato allora depositato. La pubblica incolumità viene ulteriormente aggravata da alcuni incendi che nei giorni scorsi hanno provocato lo sfibramento dell'amianto e la conseguente aerodispersione nelle aree interessate, nonché dalla pericolosità delle alte temperature estive. Bisogna tenere a mente il rischio proveniente dall'alta probabilità del rilascio di fibre sia nell'aria che nel suolo, probabilità collegata ed accentuata dallo stato di conservazione e dalla compattezza del materiale. Si tratta di un problema che necessita di grande attenzione da parte del primo cittadino, in quanto è purtroppo nota la pericolosità della polvere dell'Eternit e le patologie, talvolta incurabili, che può indurre, come un particolare tipo di tumore polmonare. Le aree interessate sono via Sasso Marconi, via Torrente Garino, via Cristoforo Colombo, via Bifera, via Panoramica, svincolo variante 106, piazza della cittadinanza europea ed infine via Benedetto Croce, unica area messa in sicurezza. Si spera dunque che l'amministrazione risponda a questa interpellanza urgentemente con le misure adeguate, coprendo momentaneamente il materiale con celofan a doppio telo e delimitando l'area con il nastro rosso e bianco e procedendo successivamente alla bonifica. Viene richiesto inoltre che l'argomento venga posto come punto all'ordine del giorno nel primo consiglio comunale utile, al fine di stabilire un piano adatto e rendere partecipi i consiglieri della soluzione da apportare, perché la salute non è un optional ma un diritto da tutelare e proteggere. Presenze eccellenti al Porto delle Grazie di Roccella Ionica. Ogni giorno incontriamo gente nuova e anche tanta popolarità, come l'attrice De Micheli, la riconoscerete in questo servizio, protagonista in 100 vetrine. Gente di mare per la seconda puntata si trova sulla Maipen Rai. Maipen Rai con chi? Girando brevissimamente la nostra telecamera con Mariana De Micheli. Non è la prima volta che viene a Roccella Ionica. No, è la seconda. La seconda perché mi sono trovata talmente bene che sono tornata la seconda volta. Guarda, diciamo ti hanno riconosciuto tutti, però io parlando con te prima ti ho, e conoscendo anche il tuo personaggio,
ho capito che in genere, questa è una cosa che sapevo, gli attori vengono attribuiti, cioè praticamente sono amalgamati, o comunque quando attribuiscono una parte ad un attore o ad un'attrice rispecchia poi quello che è il suo carattere, e il tuo ruolo a 100 vetrine rispecchia proprio a pennello il tuo carattere forte, anche perché raccontiamo un po' la tua avventura, cioè tu dal 2009... Scusa, però devo dirti che non è assolutamente vero, no. Io non c'entro assolutamente niente con Caro, proprio abbiamo due caratteri completamente diversi. Forte però sì. Io sai cos'è? Non mi trovo un carattere forte io, assolutamente, no, è tutta apparenza. Cioè una che viaggia in solitaria non è un carattere forte? Io viaggio in solitaria perché lo racconto nel libro che ho scritto quest'inverno, dopo aver circunnavigato, è una parola difficile anche per noi attori, l'Italia in solitaria col mio gatto, che adesso però è lì al fresco là sotto, poi ve lo presento, e perché sono terrorizzata dalla solitudine e quindi mi sono ritrovata disoccupata, senza improvvisamente il fidanzato, senza la casa, da sola. Ho detto andate tutti al diavolo, io parto, affronto i marosi da sola, un po' come una specie di buttarsi dal trampolino senza sapere se sotto c'è la piscina piena d'acqua oppure no. Quindi non è stata la partenza di una persona forte, anzi una persona terrorizzata, però invece il viaggio forse mi ha reso più forte, questo sì. Senti, tu sei venuta per la prima volta a Roccella Ionica, al Porto delle Grazie, lo scorso anno, ritornata a Roccella quest'anno. Devo dire, differenze e come... E penso che se sei venuta l'anno scorso e sei ritornata quest'anno, comunque bene ti sei trovata. Sì, il porto mi è piaciuto moltissimo, c'è un'acqua splendida, veramente accanto qui al porto, cioè è limpida, tu esci dal porto ed è come stare ai Caraibi, cioè dici sai l'acqua intorno al porto è brutta, no, è bellissima, è limpidissima, poi c'è una pizzeria meravigliosa dove si mangia una pizza fantastica, il porto è grandissimo, è pieno di strutture, di infrastrutture. Strutture e poi il paese è incredibile. L'anno scorso ho notato molta differenza però fra l'anno scorso e quest'anno. Cosa hai notato? C'è proprio la volontà di migliorare, di creare una struttura più accogliente. Devo dire, cioè, hanno fatto una piazzetta molto carina dove c'è un mini market che è sempre utile per i naviganti. Ovvio. Che arrivano e hanno bisogno di fare cambusa, si dice così. C'è il bar, puoi noleggiare l'auto, ti danno la bicicletta, e insomma, quindi a parte il ristorante, la bicicletta che è importante perché così uno si fa un giro, non è che sta fermo soltanto nel porto, no? E ho deciso infatti di fermarmi qualche giorno in più. Nel libro, quindi, che racconta queste storie di navigazione, tra cui invito i lettori, c'è anche una piccola parte dedicata a Roccella Ionica, quindi invito chi volesse sapere qual è l'aneddoto riferito al Porto delle Grazie di Roccella Ionica ad andare a prendere, ad acquistare il libro, che troviamo dove? Allora, si trova nelle librerie, se è andato esaurito si può ordinare nella libreria che generalmente arriva entro pochi giorni, se no si può comprare su Amazon, sul sito di Nutrimenti che è l'editore, oppure sulla mia pagina Facebook che si chiama 100 Boline appunto, che vi invito a seguire, e poi insomma su tutti i siti che vendono libri su internet. Senti, l'avventura, non raccontiamo quella di Roccella Ionica perché così invito chi fosse curioso ad andare ad acquistare il libro, però l'aneddoto e comunque l'avventura, perché cioè, diciamo, di notte quello che ammiro, poi avendo io paura del mare, non faccio anche differenza io, tra uomo e donna, anche io, di notte essere sola in mare aperto, questo ecco mi farebbe paura. Io tendo a non viaggiare tendenzialmente di notte perché lungo costa è piuttosto pericoloso viaggiare di notte, perché ci sono le reti dei pescatori, perché ci sono le piccole imbarcazioni magari che non hanno le luci o comunque si vedono poco, ci possono essere delle cose in mezzo al mare che non si vedono, e quindi tendenzialmente tendo a non viaggiare di notte, però mi è successo di fare qualche notturna e devo dire che è molto emozionante, bellissimo. Concludiamo come abbiamo iniziato. Che adoro, no? Io poi vivo a Roccella ormai da tanto, però sono vivevo a Siderra e adoro, visto che mi dicevi una frase in dialetto, dilla, come a Roccella, sai come si dice? Rocceia. Rocceia. Ho detto bene con l'accento. Perfetto. Giusto? Perfetto. Rocceia, ciao gente di mare, ciao Rocceia.
E andiamo al caso dei due funzionari del comune di Marina di Gioiosa Ionica, Stefano Catalano e Valentina Suraci, due comunali a giudizio. Andiamo a Marina di Gioiosa Ionica. Cattive notizie per due dipendenti del comune di Marina di Gioiosa Ionica, Stefano Catalano e Valentina Suraci, rispettivamente responsabili dell'area economico-finanziaria e collaboratrice responsabile dell'emissione dei mandati di pagamento. È stata infatti depositata la decisione del GIP Maria Teresa Gerace, che ha fissato l'udienza per l'11 di ottobre. L'accusa sarebbe di falso e peculato, continuati ed aggravati in concorso, commessi presumibilmente tra il 2004 e il 2008. Il PM afferma che il tutto sarebbe stato perpetrato attraverso l'adozione delle determine di liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti interessati, emettendo a proprio favore 90 mandati di pagamento ideologicamente falsi, 9 mandati relativi al progetto obiettivo Morosità Acqua, che attribuiva ai due delle somme eccedenti a quelle previste, e di 81 mandati relativi ai progetti obiettivo Recupero ICI, si evince dall'ordinanza del rinvio a giudizio. I due avrebbero potuto percepire tali somme indisturbati, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità del denaro comunale. Se ne appropriavano emettendo falsi mandati di pagamento, attraverso i quali ordinavano all'istituto bancario che espletava il servizio di tesoreria il pagamento delle somme non dovute. Il danno patrimoniale causato sarebbe per un ammontare di quasi 430.000 euro. Andiamo alla giudiziaria. Accanto al metodo mafioso, scrive il GUP nelle motivazioni della sentenza Bacinella, vi sono ulteriori univoci elementi sotto il profilo della richiesta estorsiva, sempre proveniente ed espressa in favore della cosca di riferimento. Modi e abitudini dei clan di Siderno e della Locride, una grande operazione che ha riguardato l'usura nella Locride. Nella sentenza del processo Bacinella si leggono alcune delle minacce ad alcuni presunti usurai di Siderno che ripercorrono i drammatici rapporti intercorsi tra uno di loro e la vittima. Ti scasso come un capretto, ti investo con l'auto e ti spezzo le gambe. Dapprima ci sono le minacce per far versare il denaro prestato entro il termine stabilito, pene immediate, ripercussioni fisiche, per poi passare ai fatti, giungendo a picchiare con brutale efferatezza più volte e in via sistematica l'inerme vittima, che non osa opporre alcunché ai soprusi del reo, fino al punto di essere costretto a nascondersi nel timore di essere individuato. Queste minacce ripetute più volte confermano l'accusa di estorsione secondo il metodo usuraio. Nel processo abbreviato Bacinella si è definito in primo grado con condanne inflitte a 10 imputati per 46 anni di reclusione. Dalla giudiziaria alla pausa commerciale, quindi siamo a metà giornale, ci rivediamo, risentiamo tra non molto. Ritorna all'8 e il 9 agosto Placanica Borgo in Fiore. Tutte le sere a partire dalle 19 nel convento dei Domenicani, Borgo in Fiore Junior con la Combriccola del Sorriso, che offrirà spettacoli di luce, balli, fumo e con tanti personaggi Disney. E ancora per tutto il borgo, degustazione di prodotti tipici locali. E poi alle 21 di giorno 8 gli artisti della Gurfata si esibiranno per le vie del borgo, per poi chiudere alle 23 con Passione Taranta con un gruppo di pizzica salentina. Giorno 9 agosto, gran finale con inizio alle ore 23 direttamente da Colorado, Alberto Farina. La leggenda dice che lei, brutta com'era, camminò per il bosco, incontrò un rospo, rospo la vita e disse: mi sa che te do un bacio io, era proprio brutta. Thank you.
Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Plain, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Visigual, Lucky Lou. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. L'Associazione Culturale Stile e Tradizione, in collaborazione con lo studio Immagine e Stile di Guarneri Antonino & Company e con Valentina Sposi di Gioiosa Ionica, presentano la 18ª sfilata di tagli e acconciature. Lunedì 8 agosto 2016, con inizio alle ore 21.30 in Piazza Favaco, in Contrada Favaco di Stignano. Ospite della serata Alex Damiani ed Elena, il preconcerto delle Aspirine. 5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo 5.990 euro. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzate e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Ristorante, pizzeria, braceria, residence Regina. L'eleganza e la suggestione di un fresco giardino sul mare, dove passare le calde sere d'estate, con la cucina nazionale ed internazionale, preparata da chef altamente qualificati. Il pesce appena pescato, cotto alla brace, ampia sala elegante, climatizzata per tutte le cerimonie. E poi massimo comfort con le camere annesse al locale. E rimarremo aperti tutto l'anno. Regina Residence, lungomare lato nord, Marina di Gioiosa Ionica. Da noi serate regali. Cantine Napolis Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Kaulon. La costante applicazione. Nasce il vino Enopolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, ecocolor Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La sposa chic, da oltre 20 anni, dedica la sua competenza e cura alla ricerca dell'abito perfetto, capace di soddisfare le richieste delle spose e rendere quel giorno indimenticabile. Presente una vasta scelta di modelli delle migliori griff, dallo stile più romantico a quello più moderno, dall'abito da sposa all'abito da cerimonia, sempre al passo con le novità e le tendenze, per essere semplicemente impeccabili. Per lo sposo, abiti e accessori Carlo Pignatelli Cerimonia, per essere pronti a dire sì con classe ed eleganza. Lo staff, lieto di accogliervi, vi attende con tante idee e proposte di qualità. La sposa chic, Viale delle Rimembranze 66, Gioiosa Ionica, Reggio Calabria.
Seconda parte del nostro giornale. Adesso ci occuperemo principalmente dei grandi eventi ricadenti in ambito regionale, ci occupiamo delle maggiori città. Andiamo a Siderno, lì è stata celebrata proprio ieri sera la festa della sinistra italiana. A Siderno è partita la festa regionale di Sinistra Italiana, dal titolo Alziamoci e camminiamo. Avrà luogo presso la Villa Comunale fino al 9 di agosto. Per rifondare una nuova sinistra si parte dunque da tre grandi temi intrecciati fra di loro, la questione democratica, la questione sociale ed infine quella morale. A questi vanno aggiunti altri elementi di forte attualità di cui si è discusso ieri, il welfare state, economia ed ecologia, umanesimo sociale e il ruolo delle donne all'interno dell'apparato politico nazionale e regionale. È proprio dalla sensibilità delle donne e dalla loro capacità di fare buona politica che la sinistra punta alla ripartenza, senza perdere di vista il referendum di ottobre e la difesa della Carta Costituzionale, offrendo quindi l'alternativa al PD renziano, cercando di non far cadere il paese nelle mani della destra e del Movimento 5 Stelle. Una settimana di discussione e confronti, grazie alla partecipazione di leader nazionali come Alfredo Dattore, Marco Furfaro, Serena Pellegrino, Simone Oggioni, Maria Pia Pizzolante ed Elisabetta Piccolotti. Lo scenario a cui si presta il mezzogiorno è degradante, afferma l'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana, dal disagio sociale al femminicidio, rendendo sempre più utopico il concetto di libertà. Questa sera comincia la festa regionale di Sinistra Italiana qui a Siderno e noi siamo molto soddisfatti. Proviamo a offrire ai cittadini occasioni per comprendere i problemi del paese e della Calabria e per approfondire alcune questioni fondamentali. Stasera si parla del ruolo delle donne nella ricostruzione della sinistra in Italia. Noi siamo convinti che proprio dalle donne, dalla loro sensibilità, dalla loro capacità di fare buona politica, che passi anche una via di riscatto. Siamo tante impegnate nella costruzione di questo nuovo partito e che pensano che il primo punto da provare ad affrontare sia il nodo del disagio sociale, della povertà, della difficoltà, della disuguaglianza sempre più grande che c'è fra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E poi altri temi fondamentali, quelli della libertà e del rispetto delle persone. Purtroppo in questi giorni stiamo discutendo ancora di casi di femminicidio, di donne che vengono uccise dai loro uomini, di una cultura maschilista che mette a repentaglio le vite di tante. Ecco, noi su questo vorremmo prendere degli impegni chiari per finanziare i centri antiviolenza e per provare a dare a tutte le donne la possibilità di appunto sfuggire alle violenze e a ogni forma di restrizione delle proprie libertà. Altro grande evento, ci spostiamo però di territorio, andiamo nella Piana, siamo a Cittanova, anche qui come da tradizione torna Tradizionando, quindi si accende l'Etno Festival a Cittanova. Ai nastri di partenza la nona edizione del Tradizionando Etnofesta Cittanova, ieri a Palazzo Cannatà, sede del municipio, nell'aula consiliare, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Lato 2, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che aprirà i battenti domani e proseguirà fino a domenica 7 agosto. A parlare del programma della tre giorni di musica etnofolk c'era il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, il presidente della Associazione Lato 2 Giuseppe Guerrisi, il direttore artistico del festival Gabriele Albanese e Giuseppe D'Amico, presidente dell'associazione Gente di Naspromonte. La sera del 5 si partirà con i Shark and Groove e a seguire il concerto dei 99 Posse, mentre sabato 6 arriva il collettivo Irmao e subito dopo Mascarmiri. Il giorno di chiusura toccherà la street band Fuori Tempo e al termine la Mad Free Orchestra suonerà con Francesco Baccini. Il Tradizionando Etnofesta, spiegato il sindaco, è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama regionale. Si tratta di un progetto di elevato spessore artistico e culturale in continua evoluzione che la Giunta e l'amministrazione comunale ha inteso sostenere con tutte le sue forze, tanto da farlo entrare come voce di bilancio. Il primo cittadino ha proseguito sostenendo che eventi di tale portata meritano il massimo sostegno. Il Comune la sostiene facendola diventare una voce di bilancio, quindi vuol dire che sposa in pieno l'attività dell'associazione Lato 2, fa sì che il Tradizionando diventi un evento, come lo era già stato anche l'anno scorso, su cui questa amministrazione punta per le attività culturali e quindi
fa sì che diventa un'attività che non è soltanto ed esclusivamente il lavoro di un'associazione fatta da ragazzi freschi che hanno voglia di fare, che stanno facendo un buon lavoro, ma la fa proprio investendo nella scelta culturale, nel fatto che lo vuole far diventare uno dei punti di riferimento delle attività culturali di questo paese. Gratificato di quanto sta accadendo intorno al festival, il presidente dell'associazione Lato 2, soprattutto per gli eccellenti risultati che negli anni sono stati raggiunti. Il festival diventa un contenitore su parecchi cambiamenti che ci sono in atto. E quindi già negli anni scorsi l'avevamo trattato in realtà, però da quest'anno sempre più forte diventa effettivamente un contenitore contemporaneo di tutto quello che ci succede intorno. E da questo punto di vista sono molto contento, perché a parte la collaborazione dell'amministrazione, degli enti e delle aziende, sono molto contento anche quest'anno per la grande mano d'aiuto che tutta l'associazione mette a disposizione. E questo fa sì che si possa lavorare in un bel clima e ci dà la possibilità di andare avanti. Al direttore artistico Gabriele Albanese il merito di aver curato un palinsesto musicale in perfetta sintonia con il tema centrale di questa nuova edizione del festival, le periferie intese come il cuore pulsante della città. A fianco al festival tante altre iniziative, tra cui le escursioni organizzate come ogni anno dall'associazione Gente in Aspromonte, presieduta da Giuseppe. Domenica 7 agosto si percorrerà la Via degli Antichi Popoli, un tragitto di media difficoltà di una durata pari a circa 5 ore, una lunga passeggiata suggestiva che ripercorrerà un tratto di storia del paese lungo sentieri calpestati soltanto da escursionisti, e ancora un concorso fotografico dedicato a fotografi professionisti e amatori dell'arte dello scatto che potranno misurarsi sul tema energia e musica. Tanti gli eventi, tra cui anche dei seminari a tema. Tre giorni intensi dunque sul filo della musica, della memoria e delle tradizioni. L'Arciconfraternita San Giuseppe di Roccella Ionica, altri particolari sulla storia di Roccella Ionica nell'ultimo libro di Antonio Simone, che è noto scrittore roccellese. Martedì 2 agosto, nella meravigliosa chiesa di San Giuseppe di Roccella Ionica, è stato presentato l'ultimo libro del professor Antonio Simone, nel quale concentra tutta la sua attenzione sui documenti storici e le vicissitudini del convento dei minori riformati, risalente dal 1614, sulla chiesa di San Giuseppe, costruita nel 1627 dal principe Fabrizio Carafa, e sulla confraternita di San Giuseppe, costituitasi nel 1798. Un'altra fetta importante di storia di Roccella Ionica, con una nuova pubblicazione che arricchisce la già ricca enciclopedia realizzata in questi ultimi 15 anni dall'associazione Roccella Comera e da tutti i suoi soci. Siamo davanti alla chiesa di San Giuseppe, siamo pronti per la presentazione del libro Convento dei Padri Riformati, la chiesa della Santissima Concezione di San Giuseppe e la confraternita di San Giuseppe. È una mia ricerca che è da tempo che ho completato e che il comitato direttivo della confraternita ha ritenuto opportuno di pubblicarla, perché è una ricchezza di informazioni inedite che sicuramente la popolazione e turisti disconoscono completamente. E posso dire di essere soddisfatto di questo lavoro, perché ho avuto la possibilità di mettere insieme tante notizie, tanti documenti d'archivio inediti, e quindi sarà sicuramente una sorpresa per chi leggerà, soprattutto per quel che riguarda certi aspetti, per esempio della confraternita. Non dimentichiamo che questa chiesa era la chiesa della Santissima Concezione e dopo il terremoto del 1783 la chiesa è stata chiusa al culto e il convento è stato pure chiuso e abbandonato dai francescani.
qualche anno dopo, nel 1798, si è istituita questa confraternita di San Giuseppe e si è insediata su questa chiesa, in questa chiesa che era un po', per così dire, precaria, fatiscente, e quindi la confraternita ha dovuto spendere un po' di soldi delle sue casse per ricostruirla, per renderla agibile. La storia è un pochino lunga perché proprio per questo insediamento è stata, per così dire, una turbativa nella popolazione, perché c'era la popolazione che ancora sperava in un ritorno dei francescani, cosa che non successe più. E da allora la chiesa, la Santissima Concezione, ha preso la nuova denominazione, anche se non abbiamo noi una bolla vescovile che ci attesti il cambio di questa denominazione. Dal momento che si è insediata la confraternita, la chiesa è stata così chiamata, documentata e riconosciuta anche dai vescovi successivi come chiesa di San Giuseppe. Uno tra gli eventi più importanti della Locride ormai da diversi anni, in atto torna il Palio di Ribusa. Siamo a Stilo. Oggi a Stilo per la presentazione ufficiale del programma del Palio di Ribusa che avverrà domenica prossima. Sì, anche quest'anno si rinnova l'evento della manifestazione storica del Palio di Ribusa che ricorrono i 20 anni, che per noi sono molto importanti, perché di anno in anno ha avuto sempre più successo e quindi queste rievocazioni storiche cerchiamo di mantenerle nel tempo, perché è un evento culturale che ormai ha avuto risonanza nazionale fuori dalla Calabria. E quindi noi cerchiamo di mantenerla anche con grossi sacrifici per portarla avanti per il bene dei nostri cittadini. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori che sono impegnati per fare questa manifestazione, perché con grossi sacrifici, ripeto, bisogna farla sempre ogni anno, e per la testardaggine di alcuni di noi e del responsabile del servizio, Franco Sorgiovanni, che si ripete questa manifestazione. Cerchiamo di andare avanti per offrire il meglio sempre di più. Per dire, partecipate a questo evento, perché è un evento che vi lascerà sicuramente nel vostro spirito, nel vostro cuore, una grande gioia. La gioia che hanno vissuto i nostri avi, e quindi perché noi con questo evento parliamo di storia, parliamo di eventi storicizzati, parliamo di una memoria storica che va consolidata nel tempo, perché disconoscere e far finta che queste cose non siano esistite è la cosa più triste e più amara che un essere umano può tenersi dentro. Quindi cittadini, venite a visitare Stilo in questi 2 giorni. Siamo alla 20ª edizione del Palio di Ribusa, la festa del Rinascimento calabrese, uno degli appuntamenti di punta dell'intera regione Calabria, che qualificano gli eventi storici del nostro territorio. Il Palio di Ribusa è stato già detto, la manifestazione richiede la partecipazione, invitiamo tutti a venire a godere di questa manifestazione, di questo evento, che fa da cornice ad una serie di eventi che dalla metà di luglio fino alla fine d'agosto verranno realizzati qui nel nostro territorio, nel nostro comune. Degli eventi organizzati dalle varie associazioni che io non mi stanco mai di dire che sono un valore aggiunto del territorio. L'edizione di quest'anno del Palio di Ribusa celebra una ricorrenza. Siamo alla 20ª edizione e, come per tutte le ricorrenze, va celebrato e va rievocato in una maniera tutta speciale. La specialità dell'edizione di quest'anno del Palio di Ribusa di Stilo è caratterizzata appunto dalla partecipazione di gruppi e compagnie tra i migliori, lo posso dire senza ombra di dubbio, di quelli che ci sono in Europa. È stata fatta una selezione nel corso di questi mesi tra circa 500 gruppi o compagnie o artisti che lavorano singolarmente
per migliorarci anche rispetto già alle meravigliose edizioni, a detta di chi ha partecipato, di chi ha assistito all'evento negli anni passati. E posso assicurare che sarà un evento eccezionale sia per la presenza di questi artisti che presenteranno numeri ed eventi preparati apposta per la manifestazione di stilo, ma anche perché questo evento si incastona per questa 20ª edizione in un tema, in una tematica culturale che va di pari passo con le spettacolazioni della Due Giorni, che richiama ancora una volta il filosofo Campanella. Due eventi sono che io voglio ricordare. È quello che della sera di sabato, dal titolo Etere, e si tratta di un gruppo di danza acrobatica aerea dove rappresenteranno proprio gli elementi fondamentali della vita attraverso quello che è il titolo dell'opera di questo evento spettacolare di fuoco e di acrobazie, che è Etere, la quintessenza della vita. Così poi, per andare al giorno dopo, il principio della vita, passando attraverso la Diavolata, perché sarà rappresentata dalla compagnia Piccolo Nuovo Teatro di Perugia, la parata alla Diavolata, che è spettacolare per i costumi, per le coreografie, fino a Zoè, appunto, il principio della vita, prima dello sparo dei fuochi artificiosi sulla collina, che sarà uno spettacolo piromusicale sulle note di una musica rinascimentale. Continuiamo a seguire con le nostre camere quanto di più importante ricadente in ambito di svago culturale spettacolare nella Locride. Siamo a Roccella Ionica, al Teatro al Castello. Abbiamo seguito un tributo al grande De André. Il 2 agosto alle ore 21.30 si è rinnovata la magia e lo spettacolo della Cattiva Strada, un viaggio tra le canzoni e la vita di De André, attraverso l'analisi delle figure femminili che popolarono le sue canzoni, con Aldo Scolese, voce e chitarra, Angela Zapolla, violino, viola, chitarra, flauto traverso, Milos Raparini, pianista, e Cristina Sarti, attrice. All'interno di una cornice di un contesto di grande bellezza e prestigio, qual è il Teatro al Castello di Roccella Ionica. Questo spettacolo va avanti, sono 2 anni che lo portiamo in giro, però è la prima volta che arriviamo qui in Calabria e nello specifico a Roccella Ionica. Appunto, sappiamo che l'ultimo spettacolo che ha fatto, l'ultima esibizione di De André, è venuta proprio qui e quindi ci sembrava doveroso arrivare qui. E niente, questo spettacolo nasce dall'incontro tra me, attrice, e Aldo Ascolese, cantautore, che è stato proprio nominato da Dorighezzi come l'erede ufficiale delle interpretazioni di De André. Aldo è un genovese doc, io sono una toscana, tosco-ligure, quasi di La Spezia, quindi diciamo che si è sposato bene il discorso tra la recitazione e le liriche di De André. Questo spettacolo è incentrato sulle figure femminili di De André e appunto io ho scritto la drammaturgia, quindi ho ricreato ex novo proprio l'immagine, ma soprattutto le atmosfere delle donne di De André. Abbiamo un pianista molto bravo che è diplomato al Conservatorio di Genova, Niccolò Paganini, e Domenico Berta, che ci accompagna in questo tour da più di un anno ormai. E siamo un team perfetto insieme. Dopo di qui andremo in Toscana, provincia di Massa Carrara, quindi, e subito sarà la prossima data, il 19 agosto. Se lo spettacolo vi è piaciuto, venite anche in Toscana, vi aspettiamo. Mi tendono il braccio, quando si tolgono il cappello al mio passaggio, beh, io faccio finta di non vederli, no? Di non sentirli, sai, io ho scelto un'altra vita. Già, sono la donna di un bandito, ho scelto l'attesa, io sono
la Penelope che aspetta il ritorno di un solo uomo e sulla quale un solo uomo può posare gli occhi. Ma quell'uomo sei tu, un bandito, il mio bandito! Hanno detto che Franziska è stanca di pregare, tutta notte la finestra aspetta il tuo segnale. Quanto è piccolo il suo cuore, è grande la montagna, quando taglia il suo dolore. Ed eccoci alla nostra consueta agenda, dove riepiloghiamo, vi informiamo sui principali eventi in Calabria. Giovedì 4 agosto alle ore 21 all'Ocri, corte del Palazzo di Città, Lago dei Cigni, compagnia di danza classica Paganini. Giovedì 4 agosto alle ore 21.30, Haber interpreta, recita, canta, ma soprattutto vive i testi e le poesie originali di Charles Bukowski, serata conclusiva di Tabula Rasa 2016. Giovedì 4 agosto alle ore 21 a Roccella, Sagra della Capra. Da giovedì 4 agosto a domenica 7 agosto a Cittanova, musica, arte, sapori al Tradizionando Etnofest 2016. Giovedì 4 agosto a Palizzi, Piazza dei Martiri, edizione 2016 del Palizzi International Film Festival, proiezione del film La Voce, Il Talento Può Uccidere. Giovedì 4 agosto alle ore 20.30, Chiostro San Giorgio al Corso, di Reggio, serata dedicata alla poesia in lingua italiana ed altri idiomi. Tema, i poeti parlano e recitano. Giovedì 4 agosto alle ore 21, presso il Castello Feudale di Ardore, Il Sorriso, associazione culturale teatrale, presenta Fidanzamento a sorpresa, commedia brillante in vernacolo calabrese. Giovedì 4 agosto alle ore 19, al Convento dei Minimi di Roccella Ionica, Eremi e Monasteri in Calabria, luoghi d'arte e di spiritualità. Incontro con l'archeologo Francesco Cuteri. Venerdì 5 agosto alle ore 20.30 al Chiosco San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, la serata è dedicata alla poesia in lingua non nazionale, vernacolo. Venerdì 5 agosto alle ore 21.30 a Palizzi, Piazza dei Martiri, edizione 2016 del Palizzi International Film Festival, serata dedicata ai bambini con la visione di Sammy 2, La Grande Fuga. Venerdì 5 agosto a partire dalle 19.30 a Monasterace, Agriturismo a Lanterna, terzo appuntamento Coltiviamo la Cultura, presentazione libro Fagebum di Paola Bottero, con le sonorità della chitarra battente di Francesco Loccisano e presentazione ultimo lavoro Solstizio. Venerdì 5 agosto alle ore 18.30 ai Giardini Villa Comunale di Cittanova, convegno Città Metropolitana, Trapporto e Parco Ambiente, Sinergia o Sviluppo. A Tradizionando Etnofest 2016, nona edizione, in Piazza San Rocco alle ore 21.30 il concerto Shark & Groove, 99 POS. Venerdì 5 agosto alle ore 21 in Piazza Porto Salvo a Monasterace, presentazione del libro Il Profumo dei Tigli. Venerdì 5 agosto alle ore 18.30 a Roccella, quartiere Croce, festeggiamenti in onore di San Giuseppe, mostre carafa, principi della Roccella. Giochi tradizionali, serata gastronomica zeppolata e alle ore 22 rappresentazione della rota in vernacolo Suicidio d'amore di Giuseppe Mazzaferro Ucimbalu. Diamo uno sguardo anche, così come ad ogni chiusura di nostro giornale, ai principali titoli delle testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Sia l'arresto di Caridin, primo piano, mamma santissima, la giunta per le immunità del Senato ha accolto la richiesta del GIP di Reggio. L'ultima parola spetta all'Aula che oggi voterà a scrutinio segreto.
Andiamo avanti, taglio alto, titolo sotto testata, nuove società a concorsi sbloccati. Il Comune di Reggio ha finalmente individuato chi gesterà la selezione. Gioia Tauro, Vulcano, altre tre misure cautelari, vedete la cocaina sequestrata al porto. Occupiamoci della fotonotizia di centropagina, Bagnara è entrata nel porto e i pescatori l'hanno salvata. Bagnara, una balena di 10 metri, come in un film, vedete, due pescatori soccorrono la balena nel porto. Calcio, Regina, oggi potrebbe essere il giorno del ritorno in Lega Pro, c'è grande attesa in tutta la Calabria e soprattutto nella città dello Stretto. Ancora Reggio, il Tribunale condanna l'ASP e atti inviati in procura. Gioia Tauro, la CISL sul porto, evitare gli errori del passato. Locri favorì falsa invalida, perito medico a giudizio. Gioiosa Marina, due comunali a processo per truffa e peculato. Era l'ultima notizia di Gazzetta, chiudiamo con il Quotidiano del Sud. In primo piano ancora il caso Caridi, vedete, primo sì all'arresto di Caridi. Seduta infuocata ieri e polemiche per la sospensione, votano a favore Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pronuncia della Giunta sul senatore accusato di 'ndrangheta, ora tocca all'Aula. La Giunta per le immunità del Senato ha detto sì dunque all'arresto di Antonio Caridi, accusato di 'ndrangheta. Ora la palla passa all'Aula. Buona scuola, siamo alla fotonotizia di centropagina. Proteste contro la riforma, sfascia famiglie. Emigrazione forzata, manifestazione degli insegnanti. Ad Oppido Mamertina, furbetti del cartellino, difficoltà sulle ferie. E ancora politica, Partito Democratico, fuoco di fila contro Magorno, che è il segretario regionale del PD. Da Crotone, accuse contro il commissariamento, critiche anche da Vibo Valentia. Andiamo al taglio basso, la cronaca, traffico di cocaina, 15 arresti, colpito un'associazione finalizzata al trasporto internazionale di droga. L'importazione legata alle cosche piromalle, Alvaro Molè, Crea e Pesce. Turismo, Cosenza, candidata a capitale della cultura per il 2018. Poi ci sono tre notizie di spalla, con tanto di foto, vedete Sergio Abramo, sindaco della città di Catanzaro. Abramo lascia le sue aziende. Per la regione Calabria, l'assessore Rossi, verso una nuova era per l'urbanistica, annunciato l'assessore. A Monte Giordano invece camion a fuoco, salvo il conducente, sfiorata la tragedia a Monte Giordano. Era l'ultima notizia di Gazzetta del Sud. Abbiamo completato questo giro, questo sommario per quanto riguardava le prime pagine dei due quotidiani calabresi, Gazzetta e Quotidiano del Sud. Situazione meteo, la linea ritorna alla nostra redazione. Grazie per il gentilissimo ascolto.